In questa unità di apprendimento, nella rubrica Per usare l'italiano, al ristorante, ordinare, chiedere informazioni su un piatto, chiedere e pagare il conto. C, locativo. Ne, pronominale. I nomi delle portate, antipasto, primo, secondo. I nomi delle posate, coltello, forchetta, cucchiaio. I nomi dei cibi italiani, pasta, lasagne. Nel vocabolario visivo, la parola contratto. Nella rubrica Vivere in Italia, i rapporti di vicinato. E ora, benvenuti in Italia! Ragione, Pauline. Oggi le pere erano belle. Qui ne ho 3 chili. Voglio fare un dolce buonissimo per mio figlio. Cosa ci metti? Le pere, naturalmente. Poi ci metto farina, latte, uova, un pizzico di lievito, scorza di limone, in forno e via. Buonissimo. Mi devi dare la ricetta. Certo. Pauline? Sì? Conosci la famiglia che abita al quarto piano? I Giuliani? Poco. Li ho incontrati quando hanno firmato il contratto per la casa con i Verdi. Poi basta. Ah. Perché? I Giuliani litigano sempre e gridano. Non ne voglio parlare male, ma sai, mio marito fa i turni di notte in ospedale. Qualche volta al mattino dorme un po' di più. Sono così rumorosi? Molto. Parla con loro gentilmente. Ho fatto così, ma niente. E allora parla con l'amministratore del condominio. Gli telefono oggi pomeriggio. Fai bene, in un condominio non si disturba. Mi spiace per loro, ma a volte litigare è normale. Ma no, Giulia, io in casa mia voglio stare tranquilla, in silenzio. E lo so, però a volte, Pauline, sai, i problemi di coppia, non ne parliamo. Va bene, ma ci sono regole di buon vicinato da rispettare. Hai ragione. Parlo con l'amministratore. Io e te siamo silenziose, non diamo fastidio. Meritiamo tranquillità. Giusto. Allora vado a casa. A presto. Ci vado anch'io, voglio fare il dolce. Basta! Non ce la faccio più! Kevin! Ma chi è? Cos'è? I Giuliani? No, la signora Pauline. La regina del buon vicinato, eh? E così, se uniamo le forze, la mia società con la tua agenzia è un successo sicuro. Possiamo offrire ai clienti molti servizi, ristrutturazioni, lavori in casa, manutenzione di caldaie. Vero! E anche interventi di tutti i tipi, idraulici, elettrici. Siamo una forza insieme. Andiamo d'accordo, vedrai. Tu sei italiano e io sono ecuadoriano, ma oramai da 3 anni ho un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e mi trovo bene in Italia. Siamo un esempio perfetto di dialogo fra le culture. Allora festeggiamo il contratto con un bicchiere di vino. Certo, volentieri, cameriere. Sì, signori? Due bicchieri di vino bianco. Vermentino. Cosa desiderate? Volevo un bicchiere di vino bianco. Beh sì, ne porti uno anche a me. Subito, signori. Bene, il vino bianco come aperitivo e ci porta anche 2 fritture di pesce come secondo. Certo. Ma sì, va bene. Dunque. Il nome della nuova società. Pronti in casa?
confronti in casa? Io direi piuttosto una risposta per tutto. Noi? Per voi? Pronto intervento? Non è facile trovare un nome. No. Ecco le fritture e il vino. Grazie. Sempre con voi? Tutto per la casa. No. Tutto bene, signori? Sì, molto bene, grazie. Ci fa il conto, per favore? Certo. Noi uniamo le nostre forze. Sappiamo lavorare bene insieme, ma non riusciamo a trovare un nome per la nostra società. Già, non mi piace niente. Il nome è importante. Ne abbiamo pensati tanti, ma... Non ho più idee. Signori, il conto è... Grazie. E? E il nome... Il nome? Niente di meglio per voi due. Eh sì! L'unione fa la forza! È quasi ora di pranzo. Oggi è domenica. I nipoti della signora Giovanna stanno venendo a pranzo qui. Ci vengono volentieri. Khadija, le lasagne sono in forno. Bene, le sue lasagne sono ottime. I suoi nipoti ne prendono sempre due piatti. Lo so, è una ricetta segreta di mia nonna. I ragazzi mangiano tanto. Khadija! Che c'è, signora? Le posate. Le posate? Forchette. Eccole. Coltelli. Eccoli. Cucchiai. Non servono, ma eccoli. Cucchiaini. Cucchiaini. Cucchiaini per il dolce. Bene. E la seconda forchetta? Serve? Ho l'arrosto e le polpette sul fuoco. Ci sono due secondi. I ragazzi sono sempre affamati. D'accordo. Doppio bicchiere. Doppio. Acqua e bibita. Va bene. Tanto lavo io. Piatto fondo, piatto piano e piattini per antipasto. Eccoli. Quelli per il dolce li mettiamo dopo. Meno male, la tavola è piena. È tutto pronto e perfetto. È una tavola magnifica. Eh sì, non manca nulla. Signora? Mi piace guardare la tavola apparecchiata così perfetta. Signora? Sì, Khadija. Sento uno strano odore. Odore? Puzza, direi di bruciato. Oh, l'arrosto, le polpette, la torta di mele. Tutto perfetto. Khadija? Sì? Sparecchia, tutti in pizzeria oggi. Buongiorno ragazzi, cosa desiderate per primo? Questa bella pasta, ne voglio un bel piatto. Pauline, per me un po' di risotto, c'è? Vediamo, chiedo in cucina. Risotto italiano mi piace, anche se in Cina lo cuciniamo in altro modo. Zhu, hai preso le posate? Sì, eccole. Forchetta, coltello e cucchiaio. C'è tutto. La cosa bella in una mensa aziendale è che si mangia tutti insieme, no? Mi spiace, Zhu, niente riso. Vuoi un secondo? Cosa c'è? Merluzzo alla livornese? Che cos'è? È un pesce dell'Oceano Atlantico, cucinato come fanno a Livorno, con le olive nere, i pomodori e il vino. Proviamo! E per te, Pavel? Per me la pasta, ma prima vorrei un antipasto. Formaggi assortiti? Perfetto! Ehi, Zhu, tu conosci le orecchiette? Buone! È una pasta pugliese. E gli gnocchi? Ottimi! Sono fatti con le patate. Quanti sono i tipi di pasta italiana? Conosci anche i canederli? Certo, certo! Ah sì? E come sono fatti? Beh, sono lunghi come spaghetti. Ah sì? Sì. Non proprio lunghi, abbastanza lunghi. E di semola. Si mangiano col sugo. Zhu,
No? Quelli che mangio io a Trento sono tondi e si fanno con il pane, il latte e le uova. Ah sì? Sì. Beh, ma io non li mangio a Trento. Li mangio a Napoli. Canederli alla napoletana, lunghi come spaghetti. Siamo pronti per andare a mangiare in un buon ristorante. Sappiamo già come si ordina, con le parole gentili come vorrei e volevo. Oppure possiamo dire per me e il nome del piatto che vogliamo. Cosa desiderate? Volevo un bicchiere di vino bianco. Per me la pasta, ma prima vorrei un antipasto. Abbiamo imparato delle parole nuove. L'antipasto è qualcosa che mangiamo all'inizio del pasto, cioè all'inizio del pranzo o della cena. Di solito in famiglia non mangiamo l'antipasto tutti i giorni, ma cominciamo subito con il primo o primo piatto, per esempio un piatto di pasta o di riso o di gnocchi. Pauline, per me un po' di risotto. E gli gnocchi? Ottimi, sono fatti con le patate. Poi c'è il secondo piatto, che è un piatto di carne o di pesce. Ci porta anche due fritture di pesce come secondo? Ho l'arrosto e le polpette sul fuoco! Ci sono due secondi? Il contorno è la verdura che accompagna il secondo piatto. Possono essere un contorno anche le patate, i pomodori, i peperoni e così via. Se non sappiamo come è fatto un antipasto, un primo o un secondo, possiamo chiedere informazioni al cameriere o a un'altra persona. Ad esempio chiediamo: che cos'è il merluzzo alla livornese? Oppure: come sono fatti i canederli? Merluzzo alla livornese? Che cos'è? È un pesce dell'oceano Atlantico, cucinato come fanno a Livorno, con olive nere, i pomodori e il vino. Conosci anche i canederli? Certo, certo. Ah sì? E come sono fatti? Alla fine del pranzo o della cena chiediamo il conto. Già sappiamo come si chiede al bar, ma al ristorante è un po' diverso. Dobbiamo dire al cameriere di fare il conto o di portare il conto a tavola. Molto bene, grazie. Ci fai il conto, per favore? I nostri amici non hanno ordinato solo da mangiare, ma anche da bere. Cosa desiderate? Volevo un bicchiere di vino bianco. Beh sì, ne porti uno anche a me. Avete sentito? Ne porti uno anche a me vuol dire porti un bicchiere di vino anche a me. Quel ne è un pronome, indica qualcuno o qualcosa che abbiamo nominato prima. Anche se non cambia, ne può significare tante cose. Di lui, di lei, di loro, di questa cosa, di queste cose. I Giuliani litigano sempre e gridano. Non ne voglio parlare male. Non ne voglio parlare significa non voglio parlare di loro, dei Giuliani. Questa bella pasta, ne voglio un bel piatto. Ne voglio un bel piatto vuol dire voglio un bel piatto di pasta. Pauline, sai, i problemi di coppia, non ne parliamo. Non ne parliamo significa non parliamo dei problemi di coppia. Le sue lasagne sono ottime, i suoi nipoti ne prendono sempre due piatti. Ne prendono due piatti significa
prendono due piatti di lasagne. I nostri amici usano spesso anche la parola ci, che ha tanti significati. Significa noi e a noi. Per esempio, ci sta guardando vuol dire sta guardando noi. Ci sta parlando significa sta parlando a noi. Usiamo ci anche nelle espressioni c'è e ci sono. In queste espressioni ci vuol dire qui, in questo posto. Lì, in quel posto. Anche in altre frasi, ci indica un posto. I nipoti della signora Giovanna stanno venendo a pranzo qui. Ci vengono volentieri. Ci vengono significa vengono qui, cioè nel posto che abbiamo nominato prima. Allora vado a casa. A presto. Ci vado anch'io, voglio fare il dolce. Ci vado significa vado a casa, come ha detto poco prima Giulia. Un contratto è un accordo fra due parti. Le parti possono essere una persona o un gruppo di persone che forma una società o un ente, per esempio una banca o un'industria. L'accordo è di tipo economico. Significa che in un contratto una parte dà dei soldi e l'altra parte offre in cambio qualcosa. I due tipi di contratto più frequenti sono il contratto di lavoro e il contratto d'affitto. Il contratto di lavoro è un accordo scritto fra il datore di lavoro, la persona che dà il lavoro, il proprietario di una fabbrica, di un negozio, di un ristorante, e il lavoratore, la persona che fa il lavoro, l'operaio, l'impiegato, il commesso, il cameriere. Secondo il contratto, il lavoratore fa il suo lavoro e in cambio il datore di lavoro lo paga. I soldi sono il salario o lo stipendio. Il contratto d'affitto, invece, è un accordo scritto fra il proprietario di una casa e un inquilino che vuole abitare in quella casa, da solo o con la sua famiglia o con altre persone. Il proprietario dà in affitto la casa all'inquilino e l'inquilino ogni mese paga un affitto. Nel contratto l'affitto si chiama canone di locazione. Il contratto deve indicare quanto tempo dura l'affitto, quanto deve pagare l'inquilino e chi deve pagare quando in casa si rompe qualcosa, una finestra, una porta o il bagno. Il proprietario e l'inquilino devono registrare il contratto d'affitto all'ufficio del registro. Nella vita di tutti i giorni bisogna rispettare tante regole, a scuola, al lavoro, per strada, ma anche all'interno della nostra casa. Tutte queste regole, come ad esempio quelle che regolano i rapporti di vicinato, sono necessarie per consentire una convivenza civile tra le persone. Una delle regole più importanti è quella di non disturbare il vicino di casa con rumori molesti, cioè fastidiosi. Questa non è solo una norma di buona educazione, ma deriva anche da quanto previsto dal codice civile. Non è possibile, ad esempio, ascoltare la musica o vedere la televisione ad alto volume. Se questo disturba in modo insopportabile i vicini di casa, che possono chiedere al giudice di intervenire ordinando di smettere di fare un rumore eccessivo. Ci sono poi degli obblighi che dobbiamo rispettare quando viviamo in un condominio, cioè un edificio composto da più appartamenti e quindi abitato da più persone.
In ogni edificio ci sono delle parti comuni che possono essere utilizzate da tutti gli abitanti del condominio. Le scale, l'ascensore, l'entrata dello stabile, il suolo su cui è costruito, il tetto e il giardino. I condomini, cioè i proprietari degli appartamenti del condominio, possono decidere di darsi un regolamento di condominio che contiene le regole dettagliate che tutti devono rispettare, oltre alle regole già previste dal codice civile. Ad esempio, come dividere le spese per mantenere e gestire le cose comuni, come la pulizia delle scale, il funzionamento dell'ascensore, la cura del giardino, le luci delle scale e delle altre parti comuni, e il riscaldamento. Ogni decisione sulle parti comuni dell'edificio deve essere presa dalla maggioranza dei condomini, riuniti in assemblea. Quando i condomini sono più di 4, deve essere nominato un amministratore. L'amministratore del condominio, poi, esegue le decisioni dell'assemblea, riscuote dai condomini il denaro per pagare le spese comuni e si occupa di gestire tutti i problemi del condominio. Nell'unità di apprendimento 38 di Cantieri d'Italia abbiamo parlato di questi argomenti. Nella rubrica Per usare l'italiano, al ristorante, ordinare, chiedere informazioni su un piatto, chiedere e pagare il conto. C. Locativo. Ne pronominale. I nomi delle portate, antipasto, primo, secondo. I nomi delle posate, coltello, forchetta, cucchiaio. I nomi dei cibi italiani, pasta, lasagne. Nel vocabolario visivo, la parola contratto. Nella rubrica Vivere in Italia, i rapporti di vicinato. Tutti i materiali di questa unità di apprendimento, i video e i testi stampabili delle rubriche sono anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it, insieme agli esercizi, agli approfondimenti e al nostro gioco. Piovede stamattina. E continua pure domani e dopodomani. Piovede stamattina. E perché? Semplice, perché io ho scritto la lippa. La lippa. Ma non hai già fatto l'esame di teoria? Certo, era anche superato. Scusate, non mi si entra il guanto. Perché si è bagnato dentro. Stop. Non è scaduto, ma non è neanche aperta, signori. E l'Italia li... Facciamola, ragazzi. Ciao, mamma, grazie. Va bene. E poi l'aria del mare fa male i muri, le montagne russe, le vacanze. Montagne russe.